questo video facciamo un tour dell'armadio con cambio armadio. È un video che dovevamo pubblicare tipo un mese fa circa, appunto quando di solito si fa il cambio armadio della stagione, ma ci siamo ritrovati a pubblicarlo a dicembre tra una cosa e l'altra. Quindi sì, questo video in realtà è un po' strano trovarselo adesso perché dici cosa fate il cambio armadio a gennaio? E quindi sì, è un video vecchio di un mese fa. Appunto, facciamo il cambio armadio, facciamo un po' di decluttering, tipo togliamo quello che non usiamo più, lo Abbiamo venduto mettiamo molte in cose in vendita realtà su su Vinted, Vinted. questo è il nostro Vinted, e poi in più facciamo il tour dell'armadio, insomma, come risultato finale. Esatto, quindi insomma organizziamo un po' l'armadio insieme a voi, anche perché noi abbiamo sì le cose invernali, però abbiamo anche molti vestitini a discoteca, quindi insomma facciamo vedere i tacchi e gli stivali come li abbiamo organizzati. Quindi niente, vi lascio subito al video, visto che insomma è abbastanza lungo perché c'è sia il mio che il suo, quindi Esatto, inizio abbiamo prima messo tutto io. in un video unico perché se no. Sì, vabbè, buono, non è che faccio due video, cioè abbiamo fatto prima il mio e poi quello di Cami. Vi lascio al Lasciamo quello video. di Mati. Allora, la mia camera in questo momento è veramente un macello, cioè non avete idea perché io comunque vi sto riprendendo l'armadio. Eccolo qua, la verità. È veramente un caos totale, cioè io ammetto di avere troppi vestiti. Ho tanti vestiti perché molti di questi io non li utilizzo. Quindi anche per questo mi sono giurata che non mi devo affezionare ai vestiti perché io ho una relazione d'amore con questi vestiti, che ho deciso di venderli. Se non l'ho utilizzato lo scorso inverno, non lo metterò nemmeno questo, quindi lo levo. Stessa cosa per le cose estive, cioè le cose che non ho utilizzato le do via. Dentro l'armadio ci possono stare un tot di vestiti. E devo capire che più di quelli non ce li posso mettere. Tipo qua sì, ci stanno, diciamo che è proprio una capienza massima, ma è anche troppo, cioè. Però diciamo che così ci possono anche stare. Cioè l'importante è che non arriviamo a questo punto dove le grucce stanno storte. Questo significa che cioè, non c'è manco spazio per metterci una mano. Questo qua è la condizione del mio terzo armadio. Adesso lo vedete come è peggio che mai, quindi è l'ora di mettere in ordine. Questo qua diciamo che è l'armadio in cui metto i vestiti per andare a ballare. E tra l'altro qua sopra vedete che manca una scatola, cioè la scatola dell'inverno, che vabbè ovviamente non è tutto dentro quella scatola, però lì dentro tenevo delle tute che infatti ho tolto, che però adesso sono qua, cioè sono messe malissimo. Quindi direi che adesso andiamo a selezionare un po' i vestiti che voglio togliere perché mi occupano soltanto spazio. Ok, ho tolto, adesso vado ad aggiungere tutti i vestitini che ho messo dentro le crucette. Adesso vi faccio vedere. Eccoli qua, guardate come sono belli. E ho aggiunto pure tipo queste qui che sono tipo piccoline per i top e per i vestitini così molto piccini. Ok, sono molto soddisfatta di come sta venendo perché qua adesso sto vedendo dei vestiti che comunque io solitamente utilizzo, quindi mi sento più sollevata. Avete presente quando tipo aprite l'armadio e sapete che tutto ciò che avete davanti non lo metterete mai? Ecco, questa era la mia sensazione prima di mettere in ordine. Adesso comunque passiamo alla parte sotto. Per adesso ho svuotato queste due parti, però voglio fare tutte delle selezioni, cioè mettere i tacchi qua, le scarpe e gli stivali qua sopra. Adesso però ancora devo vedere. Allora, per adesso sono molto soddisfatta di come sta uscendo. Allora, vi faccio vedere, ho messo qua tutti i vestitini, sono stupendi, sono tutti colorati, fantastici. Poi qua sotto ho dovuto mettere delle buste con appunto dei vestitini di Shein perché sono tipo a due pezzi, ma tipo impossibili da mettere in crucetta, quindi l'ho messi lì. Qua tutti i tacchi, cioè bellissimi, entrano a pennello. E poi sotto ho messo questi stivaletti e le scarpe. Non mi sono entrate tutte, però diciamo che le scarpe, le due scarpe principali solitamente le lascio fuori dall'armadio. Per oggi questo è quanto. Adesso vado un po' a sistemare il resto della camera e ci vediamo un altro giorno per proseguire con il resto, perché era palese che non riuscissi a fare tutto in un giorno. Ok, allora oggi nuovo giorno, nuovo armadio, oggi sistemo l'armadio di mezzo che è questo qua, ieri abbiamo fatto questo, quindi oggi sistemo quest'altro. E poi vado a vedere anche sistemare un pochino questo, che in realtà non c'è da fare molto perché andrò a togliere giusto le cose che devo mettere su Vinted che non utilizzo più e basta.
Ho tolto tutte le cose che stavano lì sotto e pure le cose estive. Vi ho risparmiato questa parte perché comunque, vabbè, l'ho piegata e l'ho messa dentro alla scatola, quindi niente di così speciale. Ma vi faccio vedere la parte più interessante, ovvero qua vado a mettere tutti questi giacchetti. Poi di qua, vabbè, devo ancora sistemare, ci sono delle cose che devo togliere, delle cose che devo spostare nell'altro armadio, perché qua vorrei fare giacchetti più tute, quindi devo mettere il pantalone con la felpa, anche perché le tute sono molto ingombranti e dentro ai cassetti non mi stanno, quindi ho deciso di metterle così. Il cane si è fissato che vuole stare lì, quindi ho messo una coperta, ma cioè, non so perché, è proprio fissato, ogni volta che apro l'armadio salta e corre subito qua. Conny, ti piace? Vabbè. Ok, allora per adesso questa parte è a posto, perché comunque più avanti devo aggiungere delle tute che in questo momento non ho perché sono a lavare. Quindi adesso passiamo alla parte sotto, che è questa qua, e visto che c'è molto spazio tra i vestiti ho deciso di mettere qua tipo gli stivali, le scarpe, gli UGG, tutte queste cose qua. E niente, adesso do una pulita e poi vado a mettere tutto. Ora, tipo io ho questi stivali che stanno qua, ma in realtà cioè dovrebbero stare dritti, non ci saranno mai. Ok, alla fine l'ho sistemato così perché come era prima proprio non mi piaceva, quindi visto che la scatola lì mi dispiaceva buttarla, quindi l'ho messa lì. La scatola rosa invece è quella originale degli stivali, quindi insomma l'ho un po' messi così. Mi piace perché comunque qua ci stanno le scarpe con quel UGG che utilizzo più spesso d'inverno, mentre dietro ci sono questi stivaletti che uso e non uso, quindi li ho messi dietro. Questo armadio praticamente è già in ordine. Non c'erano cianfrusaglie inutili come oggetti o cose accumulate, ma praticamente mettendo a posto gli altri armadi ho sistemato anche questo, nel senso che tipo questo qua, quando era il periodo del giacchettino di jeans, era nell'altro armadio ovviamente perché lì è troppo alto, quindi l'ho trasferito di qua e basta. Diciamo che posso iniziare a fare il tour del mio armadio visto che l'ho finito. Adesso vi faccio vedere prima questo, che è il primo, come chiamo io, perché è il primo che vedi appena entri in camera, e niente, vi faccio vedere. Ok, allora l'ho divisi in cappotti, pellicette, ovviamente sono tutte finte, bomberini, questo è un giacchettino di jeans e poi c'è questo che è un parka enorme con tutto questo pelo che ovviamente non usa più, quindi dovrei dar via, però non lo so, sono abbastanza affezionata, non so perché. Poi sotto ho queste due scatole dove tengo sciarpe e cappelli che ovviamente non utilizzerò mai. Adesso anche qui vado a fare un recap e le cose che non utilizzo le metto su Vinted. Alcune cose comunque me le voglio tenere perché in caso mi dovessero servire ce l'ho, perché comunque so che qua dentro qualcosa di carino ci sta. E poi niente, sotto ci sta la parte invernale per uscire, diciamo, quindi tutte le parti superiori. Allora, vabbè, qua c'è la maglietta di Palm Angel che sta sempre giù perché, vabbè, comunque è anche mezzo invernale. Vabbè, a me è andata via la voce, quindi non fate caso alla mia voce, vabbè. Poi qua ho messo tipo questi coprispalle, maglioncini corti. E qua c'è la sezione body, quindi tutti i body neri, rossi. Insomma, vanno dai più semplici, tipo quelli di Shein, Zara, a quelli un po' più da sera. E poi qua ci stanno tutte le felpe. Ho fatto una sfumatura, diciamo, queste nere, celestine, grigie, rosa, beige, bianca. E poi qua rinizia la sfumatura perché ci stanno i maglioncini. Poi sotto io ho questa scatola. Questa scatola io la vorrei levare perché mi occupa un sacco di spazio, però devo dire che in realtà le cose che ci stanno dentro non saprei dove metterle, quindi rimane qua. Praticamente qua dentro ho degli asciugamani. Qua diciamo che inverte tipo... questa scatola in questo caso ci sono gli asciugamani, gli accappatoi. Invece l'estate, quando tiro fuori gli asciugamani, metto tipo le vestaglie, le cose un po' più ingombranti. Poi vabbè, lì sotto c'ho anche un portagioie che però non sapevo dove mettere, quindi per adesso ho messo là e basta. Passiamo adesso al secondo, questo è l'armadio di mezzo. Questo mi piace molto, sono molto soddisfatta di come è uscito. Un po' meno per la parte sopra perché non mi piace, cioè siccome là stanno due scatole dovrebbero starcene uguali sotto, invece no, questa cosa che non mi piace. Quindi questa la vedrò un po' di sistemare, però vabbè. Passiamo alla parte interessante, ovvero questa. Mi piace molto come l'ho organizzata perché, cioè, si vede tutto. Vi spiego.
Qua ci stanno i giacchetti che utilizzo più spesso. Poi qua ci stanno tutte le tute. Una cosa pazzesca che tipo io non ho mai fatto è mettere le tute attaccate, perché di solito io le mettevo dentro ai cassetti, però purtroppo ovviamente la felpa e il pantalone molto felpato occupano un sacco di spazio, quindi dentro a un cassetto non ce ne stavano molto, quindi non era molto funzionale. E poi qua ho messo i jeans. Passiamo al sotto, che anche questo secondo me pazzesco. Qua vabbè, ve l'ho già un po' spiegato. E poi niente, ho messo i miei pattini da ghiaccio. Cioè, bellissimi, non potete dire che non è pazzesca questa composizione. Sì, ma io sono pazza, perché quando vedo questo ordine, cioè, automaticamente il mio cervello è tutto ordinato, perché capisco tutto. Passiamo all'ultimo armadio, che è questo. Anche questo secondo me è venuto benissimo, adesso vi faccio vedere come l'ho organizzato. Qua sopra ci stanno le cose estive. Passando al sotto, qua ho messo ovviamente tutti i vestiti per la sera, per andare a ballare. Stupendi! Allora, niente, non c'è una vera e propria suddivisione, cioè sono suddivisi in cruce diverse, come potete vedere, ma semplicemente per il fatto che alcuni vestiti stavano bene con questa cruccia, altri invece, tipo questo, o una cruccia così quadrata, diciamo, non ci stava bene, quindi le cose che stavano meglio in una cruccia normale le ho messe così. Poi ci stanno tipo cose che ho dovuto appendere con quella per i pantaloni. E niente, infine ci stanno i blazer e i giacchettini di pelle come questo. Bellissimo. Poi sotto ho messo questa valigetta che sinceramente non volevo qua, la valigetta, però non sapevo dove metterla, diciamo che non mi disturba troppo, ovviamente se troverò un'altra sistemazione la metterò da un'altra parte. Qua dentro tipo metto degli oggetti e poi ci stanno gli occhiali. Bellissimi. Come vi ho fatto vedere, ho messo tutti i tacchi e sotto ci stanno invece gli stivaletti, alcune scarpe sul dietro che sono le scarpe che utilizzo di meno, però comunque ce l'ho, quindi stanno lì. Ok, allora adesso passiamo invece al mio armadio. Questo è il mio armadio, a differenza di quello di Mati ho soltanto due ante, quindi ho da sistemare questa parte dell'armadio che, come potete vedere, anche la cassetta trasparente è totalmente in disordine. E poi vabbè, darò una sistemata anche a questa parte, però diciamo che all'incirca è già a posto. Perché qua ci stanno sopra i giacchetti, ci restano sempre, se no dove li metto, e sotto ci sono già le tute, i pantaloni lunghi. Allora, inizialmente questa parte qua dell'armadio l'avevo fatta tutta per i vestiti per andare a ballare. Cioè, la maggior parte sono tutine, vestiti, poi vabbè, ci sono anche delle magliette, tipo da questa parte. Insomma, qua ci stanno tutti i vestiti e poi qua nei cassetti invece magliette, pantaloncini, jeans. Questo cassetto era tutto per i costumi, che adesso ovviamente c'erano qua due contenitori. Prima l'avevo tutti piegati, poi siccome erano anche tanti è andata così. Mentre in questa parte ci tenevo le tute o altri vestiti. Insomma, i vestiti normali li mettevo nei cassetti, mentre qua sopra soltanto vestitini. Qua sotto invece c'è la scarpiera e in questa parte devo togliere tipo le ciabatte o i tacchi che non uso più, che sono più estivi. E quindi niente, ci andrò a mettere più tipo gli stivaletti, le cose che uso più adesso. E poi mi sono dimenticata di dirvi che in alto ci sono queste due scatole e ci sono altre cose invernali che devo prendere, ovviamente svuotarle e riempirle con tipo i costumi, con le cose estive che non uso più. Allora, come prima cosa io direi di svuotare i cassetti, quindi metto un timelapse dove li svuoto tutti e tre. Ok, allora svuotato il primo di cassetto. Adesso passiamo al secondo, quello dei costumi. Allora, ho preso la scatola, l'ho svuotata e l'ho messa qua perché man mano che tolgo i costumi li piego e li metto qua dentro. Io non so se in questa scatola entrano, contando che ci sono anche tanti asciugamani e copri costumi, quindi occupano lo spazio. Boh, vabbè, si prova. Allora, ho messo tutti i costumi qua in questa scatola. Ho svuotato anche questa scatola, l'ho messa sul letto, infatti montagna, e adesso continuo a metterci qua le cose estive. Ok, ho svuotato anche questo e adesso il terzo. Ovviamente qua ci sono più cose già invernali che tenevo di solito. E tolgo proprio le cose estive, basta, e le metto sempre in questa scatola.
E adesso vado a riempire il secondo cassetto dove andrò a mettere le tute. Ok, finito di riempire e adesso passiamo al primo invece, che è quello più importante perché è trasparente, quindi si vede, deve essere esteticamente bello. Non utile, ma bello. Andrò a mettere sempre roba per tipo andare a ballare, tipo tutine, cose che ci stanno tipo male attaccate alla crucetta. Adesso passiamo alla scarpiera, l'ho già svuotata e pulita, vi ho risparmiato questa parte, adesso vado a riempirla con le cose che uso. Andrò a mettere le scarpe e più tipo gli stivali. Ok, allora inizio a mettere i texani, ho 3 paia di texani fatti così, con i brillantini e li metto in questa parte sotto, perché sennò batterebbero sopra al cassetto. Tolgo la roba e tipo li metto piegati. Così. Li metto tipo piegati così, sono brutti però ci si può fare poco. Che poi voglio fare l'armadio esteticamente bello. Poi uguali così argentati. Per chi non ha visto l'ultimo video haul che abbiamo fatto, questi texani sono di Shane. Vi lascio qua il codice sconto per avere uno sconto del 15% senza un minimo di spesa. Spoiler, tutti e 3 non mi sembrano molto utili. Perché tanto non li userai mai, cioè. Perché tanto non è che li uso. Già ho capito che uso di più questi argentati, perché ovviamente ci stanno meglio su tutto. Questi li devo togliere purtroppo, anche se avrei dovuto metterli perché erano belli da mettere tutti. Però tanto uso di più quelli argentati, per ora lascio soltanto questi. Poi sicuramente metto questi, che sono degli stivali che non ho ancora usato. Infatti non vedo l'ora di usarli. Questi li metto quando proprio fa freddo, quindi ora li devo mettere. Oh mio Dio. Ma questi stanno su, cioè, proprio. No. Cioè, no, vedi? Cioè, no. Purtroppo, no, anche questo sogno è infranto. Questi non ce li posso mettere. Un problema però è questa armadio. Proprio le scarpe, infatti. Non è che ci posso mettere chissà cosa. Allora, visto che ci sto troppo a far vedere ogni scarpa che metto, perché poi la ritolgo, la rimetto, non so come mettere la roba, faccio un timelapse e alla fine faccio vedere le scarpe che ho messo. Ok, allora ce l'ho fatta, diciamo, disporre le scarpe, i tacchi. Non è la disposizione top massima di bellezza, però questa è l'utilità, diciamo. Ho messo le scarpe che uso, qua ci sono gli stivali e mi è venuto un dubbio se questi metterli in vendita, perché li uso pochissimo, cioè li usati soltanto una volta, due. Ok, allora adesso passiamo alla seconda parte dell'armadio. Devo sistemare questa parte perché è tutta un po' in confusione. In questa parte alla fine va già bene così. Devo un attimo sistemare, togliere le cose che non uso e poi basta. Allora, ho finito di sistemare anche questa parte, ho messo tutti i jeans e ci sono anche delle tute, ho messo anche qua 2 giacchetti. Qua sopra ci sono tutte le borsette che ho messo tutte in fila così, poi vabbè qualcosa c'è anche dietro, ma sono proprio 2 borse che non uso mai. In quest'altra parte invece ho lasciato qua tutti i vestitini, li ho un attimo soltanto sistemati. Sopra ho rimesso le scatole. Qua c'è questa parte dove ci sono tutti gli orecchini, le collane, i braccialetti. Poi questo è il primo cassetto, alla fine l'ho riempito così. Ho messo delle tutine, body e vestiti che tipo non ci stavano molto bene attaccati in crucetta. Poi qua ho messo delle magliette, qua altri top. Nel secondo, come avete già visto prima, ho messo queste tute. E nell'ultimo invece ho messo le cose un po' a caso, tipo qua ci sono i pantaloncini di jeans perché nelle scatole non mi entravano, qua ho messo altri body e magliette, qua ci sono altri pantaloni, qua ho messo gli asciugamani e altri pantaloni. E questa è la scarpiera.
Ok, quindi il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se è così mettete like, commentate e iscrivetevi al canale. Seguiteci su Instagram, questi sono i nostri 3 profili. Non scordatevi che appunto su Instagram scartiamo il calendario dell'avvento ogni giorno. Ogni giorno, quello che Mati ha creato per me, ve lo lasciamo qua nella i, se non avete visto il video dove Mati crea il mio calendario dell'avvento. In più, in totale, ne abbiamo 3, lei ce ne ha 2. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!